Cominciamo con qualche esercizio, ormai su raggiungibilità e controllabilità di un sistema. Allora, dato il sistema discreto, con un solo ingresso. Le domande sono le seguenti. Si calcoli la forma canonica di Jordan. 2. Si determini, se possibile, un vettore B, questo, tale che detto sistema sia completamente raggiungibile. C. Vedere sempre se esiste un vettore B tale che il sistema sia completamente controllabile a zero. Allora, per calcolare la forma di Jordan in generale dobbiamo certamente calcolare autovalori e autovettori. Cominciamo con calcolare gli autovettori, ovvero sia polinomio caratteristico di questa matrice. Lambda più 1, meno 1, 0, 1, lambda meno 1, 0, 7, meno 7, lambda determinante, è uguale, lo sviluppiamo lungo l'ultima colonna, quindi lambda per il determinante di questo minore, lambda più 1 per lambda meno 1, lambda quadro meno 1, più 1 uguale a lambda cubo. Quindi ho il solo autovalore nell'origine e dobbiamo calcolare a questo punto, anche senza dover calcolare la matrice che trasforma detta matrice in forma di Jordan, aspettiamo un istante. Visto che l'autovalore è il solo autovalore nullo con molteplicità algebrica uguale a 3, basterà calcolare le molteplicità geometriche e la molteplicità geometrica sarà pari al numero di catene di Jordan e vedere se da questa informazione non è detto che sia sufficiente, ma in questo caso da detta informazione riusciamo a vedere la forma di Jordan com'è. Allora, lambda uguale a 0 e quindi A men lambda I ovviamente rimane la matrice. E faccio osservare che detta matrice ha rango 1. Qualunque minore di ordine 2 è a determinante uguale a 0. Immediato vederlo. Allora, se il suo rango è 1, vuol dire che la molteplicità geometrica dell'autovalore
unico autovalore lambda uguale a 0 e 2, 3 meno 1 fa 2. E quindi esistono due catene di Jordan. Ovviamente la somma delle lunghezze di dette catene di Jordan deve essere 3. Molteplicità algebrica. Va bene. E quindi l'unica forma di Jordan, a meno di trasposizioni di blocchi di Jordan, è la seguente. 0, 1, 0, 0, blocco di Jordan associato alla catena di lunghezza 2, 0, 0, 0, 0, 0. Questa è la forma di Jordan, ovvero sia questa matrice è simile a questa attraverso una trasformazione di similitudine definita da una matrice U data dalle catene di Jordan, ovviamente, che non abbiamo calcolato, ma sono certo che la forma di Jordan di quella matrice è la seguente. E allora, detto questo, allora, data una matrice A, calcoliamo i suoi autovalori, sia lambda uno degli autovalori di A, cui è associato almeno un autovettore. Siamo d'accordo? Allora, calcoliamo la molteplicità algebrica di A, quindi la molteplicità come radice nel polinomio caratteristico. Siamo d'accordo? Poi consideriamo la matrice A men lambda I. Va bene. Tale che, dove lambda è l'autovalore in esame, ovviamente, cos'è un autovettore? Va bene, è un vettore U tale che questa matrice per U uguale a 0. Come si fa a vedere quante sono le soluzioni linearmente indipendenti? Il teorema di Ruscio-Capelli. Si prende la matrice A men lambda I, va bene, e si trova un minore di ordine massimo di detta matrice a determinante diverso da 0. Va bene, e questo altro non è che il rango di questa matrice, sì o no? Il numero di soluzioni linearmente indipendenti sono pari all'ordine della matrice meno il rango, perché per la soluzione dovrò prendere quel minore di cui abbiamo parlato a determinante diverso da 0, va bene? Considerare di quella matrice soltanto le righe di questo minore e le colonne di questo minore, cancellando le altre righe ed assegnando valori arbitrari alle componenti del vettore incognito U, va bene, non interessate da quel minore. E queste componenti sono n meno r, il rango. Siamo d'accordo? Come le devo scegliere, va bene, queste componenti? Quando so, se è una soltanto, come voglio, purché diversa da zero. Se sono tre, devo risolvere tre volte il sistema con tre componenti assegnate che siano tra loro linearmente indipendenti. Formulo quindi, e quindi trovo tre autovettori linearmente indipendenti, va bene, in generale gli autovettori linearmente indipendenti associati a un autovalore lambda non sono altro che l'ordine della matrice A men lambda I meno il suo rango, il numero. Siamo d'accordo? E ad ogni questo numero, va bene, di abbiamo detto questa molteplicità geometrica della matrice corrisponde al numero di autovettori linearmente indipendenti. Siamo d'accordo? E ad ogni vettore linearmente indipendente corrisponde una catena di Jordan. Siamo d'accordo?
E ad ogni catena di Jordan corrisponde un blocco di Jordan di dimensioni pari alla lunghezza della catena. Attenzione, andiamo un momentino più in là e poi riprendo il discorso. Se avessi una matrice di ordine 4, non 3, che ha polinomio caratteristico lambda alla quarta, quindi solo autovalori nulli. Calcolo la molteplicità geometrica, ovvero sia vado a vedere il rango di amen lambda, questo lambda, i 4 meno rango è uguale molteplicità geometrica. Siamo d'accordo? Supponiamo che il rango di questa matrice sia 2. Allora significa, va bene, che ho 4 meno 2, 2 autovettori linearmente indipendenti e quindi ho due catene di Jordan e due blocchi di Jordan. Mi sono sufficienti queste informazioni per dire qual è la forma di Jordan? No. Mi serve qualcosa di più, va bene? Perché la forma di Jordan, questo mi dice che la forma di Jordan ha due blocchi, ma la somma delle dimensioni di questi due blocchi deve essere uguale a 4, le possibilità sono due. Due blocchi di dimensioni 2, seconda possibilità, un blocco di dimensioni 1 e un blocco di dimensioni 3, quindi mi serve qualche altra informazione. Nel caso precedente in cui la matrice ha ordine 3, va bene, si decide subito. Perché la molteplicità geometrica o è 1, o è 2, o è 3. Va bene? Se è 1 sarà un solo blocco di Jordan. Se è 2, quella che abbiamo visto, ma sapete, dividere in 3, va bene, in una somma di interi è ovvio, va bene. Uno vale 1 e un altro vale 2, tertium non datur. Va bene? O molteplicità geometrica uguale a 3, e allora la matrice è diagonalizzabile, stesso autovalore lungo la diagonale, lambda, 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 è tutto 0. Tre blocchi di Jordan. Siamo d'accordo? Possiamo andare avanti? Prego, ci mancherebbe altro. Allora, la forma di Jordan è questa. Siamo d'accordo? Indipendentemente in questo caso dall'aver calcolato i vettori che costituiscono le due catene di Jordan che forniscono poi alla fine la matrice U, la quale per similitudine forma dà la forma di Jordan. E ricominciamo a rispondere alle domande. Si calcoli la forma di Jordan? Ecco. Si determini se possibile un vettore B tale che questo sistema sia completamente raggiungibile. Quale B rende il sistema completamente raggiungibile? Domanda a voi. Nessuno, giustamente. Nessuno perché? Per il lemma PBH, ma la matrice A non è ciclica. Quando c'è più di un blocco di Jordan associato al medesimo autovalore con un ingresso costituito da una sola colonna, sì, è vero, il lemma PBH mi dice che qualunque sia l'ingresso, ma non è possibile rendere la matrice del lemma PBH di rango pieno. Va bene. Ma questo significa dire che quando ho un solo ingresso, va bene, qualunque sia B, il sistema non è raggiungibile, significa che esiste un autovalore che ha più di un blocco di Jordan. E dire che la matrice ha un qualche autovalore con più di un blocco di Jordan significa che la matrice non è ciclica, condizione necessaria, non sufficiente.
affinché un sistema con un ingresso possa essere completamente raggiungibile è che la matrice del sistema, questo l'abbiamo già detto, sia ciclica. È possibile trovare un vettore G tale che il sistema sia completamente controllabile a zero, punto interrogativo? Vediamo un po'. Va bene. Il sottospazio di raggiungibilità di questo sistema, massimo, va bene, di massima dimensione, scegliendo opportuno B, che dimensioni avrà? Il sottospazio di raggiungibilità di massima dimensione con opportuna scelta di B, che dimensioni avrà? Le massime dimensioni del sottospazio di raggiungibilità. Può essere 3? No, perché allora il sistema sarebbe completamente raggiungibile, abbiamo detto. Quanto sarà? 2. Perché 2 e non 1? Perché ho associati sia al medesimo autovalore un blocco di Jordan di dimensioni 2 e uno di dimensioni 1. Allora, se prendo una B con iota associato a questo auto, a questo uguale 0, 1, qui qualunque valore, va bene, questa B mi rende questo blocco, visto che ho 1, va bene, valore diverso da 0 in corrispondenza dell'ultima riga di quel blocco di Jordan, mi dà quel blocco di Jordan di dimensioni 2, va bene, a determinante diverso da 0, vuol dire che scegliendo opportunamente B, ovviamente, e che B devo scegliere, un B che abbia componente non nulla lungo la seconda riga, va bene, del tipo quindi alfa, beta, gamma, con alfa e gamma possibilmente 0 se voglio, ma beta necessariamente diverso da 0. Va bene. Allora, stavo parlando di controllabilità a 0. Il sottospazio di raggiungibilità a dimensioni 2. È possibile che il sottospazio di controllabilità abbia dimensioni 3? Va bene, quindi il sistema sia completamente controllabile? Eh sì. Tra parentesi, questo è un caso particolare in cui tutti gli autovalori sono 0. Una base dello spazio può essere data dagli autovettori associati a 0, ovviamente, e dell'autovettore unico generalizzato di ordine 2, associato al blocco di Jordan di dimensioni 2. Detti autovalori sono tutti associati, però, all'autovalore nullo. Allora, se io prendo un qualunque autovettore, un qualunque vettore X non autovettore, che è dato da alfa u con 1 più beta u con 2 più gamma u con 1 primo, intendendosi con u con 1 e u con 1 primo autovettore e autovettore generalizzato di ordine 2 associato al primo autovalore lambda uguale a 0 e u con 2 associato al secondo autovalore lambda uguale a 0. Quanto è uguale? Semplicemente a per x. Sarà uguale a per alfa u con 1, ma u con 1 che cos'è? Autovettore associato all'autovalore nullo. E allora A per U con 1 quanto dà? 0. Più
uguale a 0 più A per U con 2, ancora 0, U con 2 è ancora autovettore, il secondo. A per gamma U primo cosa mi darà? A per U primo autovettore generalizzato di ordine 2, va bene? Se lo moltiplico per A meno lambda I per U primo, ma lambda è uguale a 0, quindi A U primo cosa mi dà? Un autovalore di ordine 1, va bene, moltiplicato e quindi ottengo più gamma per U, li ho chiamati U con 1 e U con 2, non è detto, chiamiamolo U con 3, ancora autovettore però, che può essere una combinazione lineare di U con 1 e U con 2. E questo è A per x, e se faccio a quadro x, quindi A moltiplicato questo vettore, questo mi dà 0. Allora, gli autovalori sono tutti nulli. Prendiamo non la molteplicità geometrica, ma la massima dimensione del blocco di Jordan associato all'autovalore nullo, va bene, A elevato a detta dimensione moltiplicato un qualunque x è sempre uguale a 0, ma il vettore 0 appartiene certamente al sottospazio di raggiungibilità. Quindi abbiamo in questo caso che A quadro per x, qualunque sia x, uguale a 0 appartenente al sottospazio di raggiungibilità, ovviamente, va bene, nel numero massimo di passi, che sarà ancora 2, l'indice di raggiungibilità sarà ancora 2, vuol dire che tutti gli x appartengono al sottospazio di controllabilità a 0. E quindi il sistema è completamente controllabile a 0, addirittura, va bene, qualunque sia B, va bene, perché qualunque sia B, basta che io ponga U uguale a 0, ingresso nullo, non me lo vieta nessuno, va bene, e a partire da un qualunque x arrivo sempre allo stato nullo, che appartiene al sottospazio di raggiungibilità, essendo un sottospazio, il vettore nullo vi appartiene. Ecco, questo basta per ricordare, attenzione, che dato un sistema discreto, vi ricordate cosa vuol dire? L'autospazio di ordine massimo associato ad eventuali autovalori nulli, se non ce ne sono vuol dire che non c'è questo autospazio. Allora, l'autospazio di ordine massimo, ripeto, associato all'autovalore nullo fa sempre parte del sottospazio di controllabilità a zero. Sarebbe il Kerr di alla K sostanzialmente. Kerr è il nucleo di A alla K. Quello è il sottospazio, va bene? L'autospazio di ordine massimo, secondo me, associato all'autovalore nullo. Altro esercizio. Dato il sistema discreto x di k più 1 uguale ad a per x di k più b per u di k. Si dimostri
che se il sottospazio di controllabilità in un passo è il solo vettore nullo, allora, tesi, la matrice A è non singolare. La matrice d'ingresso B è tutta nulla. Allora, cominciamo. Che la matrice A debba essere non singolare è decisamente ovvio, perché se fosse singolare avrebbe un autovalore nullo, cui corrisponde certamente almeno un autovettore, U, chiamiamolo questo autovettore. Allora, se io pongo in ingresso, qualunque sia B, U uguale a 0 nel primo passo, scusate, qui sembra autovettore U, chiamiamolo V l'autovettore per evitare, associato all'autovalore nullo, per evitare confusioni. Se io do un ingresso U di 0 uguale a 0, e come stato X uguale a V, abbiamo che X con 1 uguale ad A per X con 0, che abbiamo detto essere V, più B per U con 0, che abbiamo sistemato uguale a 0. Questo X con 1, va bene, uguale ad A per V, siamo d'accordo? Se X con 1 è uguale a 0, vuol dire che V appartiene al sottospazio di controllabilità a 0 in un passo. A per V appartiene al sottospazio di raggiungibilità, va bene, in un passo, ma 0 ci appartiene sicuramente. E allora non sarebbe vero che il sottospazio di controllabilità in un passo del sistema è il solo vettore nullo. Come? Sì, sì, sì. Io devo dimostrare che se il sottospazio di controllabilità a 0 è il solo vettore nullo, va bene, ovvero sia se A per X uguale a 0, e se questo fosse vero, X apparterrebbe al sottospazio di raggiungibilità, va bene. Voglio vedere che è l'unico vettore X che fa questa cosa qui, non l'unico. Esistono vettori X, ma mettiamoli in questi termini, che se l'unico autovettore è 0 vuol dire che A è non singolare. Ripeto. Com'è? È chiaro? Allora, in effetti, se A fosse singolare, esisterebbe un qualche vettore X diverso da 0, tale che questo è vero, e quindi esisterebbe un vettore X diverso da 0 che appartiene al sottospazio di controllabilità a 0 in un passo. Va bene, il che significa che la matrice A deve essere non singolare, affinché come risultato, condizione necessaria, non sufficiente, va bene, deve essere non singolare affinché in un passo, va bene, il sottospazio di controllabilità a 0 sia il solo vettore nullo. Secondo fatto, se ciò accade, allora anche B, la matrice B, non è detto che sia un vettore, deve essere uguale a 0. Perché se B fosse diversa da 0, i vettori appartenenti all'immagine di B
appartengono ovviamente al sottospazio di raggiungibilità in un passo. In due passi sarebbero B a B e così via. E quindi, se B è diverso da zero, almeno a rango 1. E quindi l'immagine di B almeno è un sottospazio di dimensioni 1 o di dimensioni più grandi. Ma quindi esistono, certamente, vettori non nulli appartenenti al sottospazio di raggiungibilità in un passo. X appartiene al sottospazio di controllabilità in un passo se A per X uguale ad un qualunque vettore appartenente ad R1, quindi un qualunque vettore, chiamiamolo R, però non nullo. Ma questo significa che X uguale ad A alla meno 1, certamente esistente per quanto abbiamo detto prima, per R, che è un vettore non nullo e appartenente al sottospazio di controllabilità in un passo. Perché A per X uguale ad R, che appartiene al sottospazio di raggiungibilità, e quindi per definizione del sottospazio di controllabilità a zero, quello appartiene, contro l'ipotesi che l'unico vettore appartenente al sottospazio di controllabilità in un passo sia il solo vettore nullo. Chiaro o devo ripetere? Prego. Io ho perso un attimo il passaggio iniziale quando ha scritto il fatto che lo stato al passo 1 è uguale ad A per V, no? E ha scritto uguale a 0, perché A per V è... Allora, la prima cosa, e la dimostrazione si compone di due parti. Sì. Dimostrare prima il fatto che A deve essere non singolare, e lo dimostriamo indipendentemente dalla seconda affermazione. Poi la seconda affermazione la dimostro tenendo conto della prima, che ho dimostrato in maniera indipendente. Allora, se x con c in un passo è il solo vettore nullo, allora la matrice A è non singolare. Tesi. Dimostrazione per assurdo. Se A fosse singolare, allora avrebbe un autovalore 0, e quindi un autovettore V associato a lambda uguale a 0, che è autovettore ovviamente. E allora consideriamo il prodotto A per V. Se questo prodotto A per V appartiene al sottospazio di raggiungibilità in un passo, va bene, vuol dire che V appartiene al sottospazio di controllabilità in un passo. Siamo d'accordo? E quanto vale A per V? Uguale a zero, visto che V è autovettore associato all'autovalore nullo. E il vettore zero appartiene a qualunque sottospazio di raggiungibilità. Questa è la conseguenza di quello che abbiamo detto come sfrido prima, va bene? Gli autospazi di qualunque ordine, in particolare di ordine massimo, associati ad autovalori nulli, appartengono sempre al sottospazio di controllabilità. Con questa osservazione io potevo dire che se V è autovettore, questo V identifica un autospazio di ordine 1. Siamo d'accordo? E tutti i vettori di detto autospazio sono vettori controllabili a zero. Va bene. Quindi non sarebbe zero il solo vettore controllabile a zero. Ecco, allora, morale, la matrice A deve essere non singolare. Tenendo conto di questo fatto, secondo punto, si dimostra che anche il vettore B deve essere nullo. Perché se non fosse tutto nullo, la matrice B avrebbe rango maggiore di 0, e quindi almeno rango 1. Siamo d'accordo?
Bene, esiste quindi un X, almeno tutto uno spazio, ma ne prendo uno. Un X diverso da 0, appartenente all'immagine di B, ovvero sia un X diverso da 0, va bene, appartenente al sottospazio di raggiungibilità in un passo. Siamo d'accordo? Allora, se prendo il vettore A alla meno 1 per X, esiste questo vettore di Hamming, A è invertibile per quanto abbiamo detto al primo punto. Prendiamo il vettore A alla meno 1 per x, vettore non nullo. Lo moltiplichiamo per A, ottengo x e abbiamo già deciso che x appartiene al sottospazio di raggiungibilità, da cui il vettore A alla meno 1 per x, non nullo, appartiene al sottospazio di controllabilità in un passo, contro l'ipotesi da cui B deve essere la matrice tutta nulla. Va bene, la teoria come l'ha fatta il Fornasini Marchesini non comprendeva questa affermazione, noi dovremmo averla già vista. Si provi che il sistema discreto A, B, C, anche se C è irrilevante, è raggiungibile nell'intervallo 0K. Completamente raggiungibile nell'intervallo 0K, diciamo K maggiore o uguale all'indice di raggiungibilità. Va bene? Se la seguente matrice somma per i che va da 0 a K-1 di A alla K-1 meno I B trasposto A trasposto alla K-1 meno I, se questa matrice è di pieno rango, ma questo l'abbiamo già fatto a lezione, perché questa matrice che cos'è? È il gramiano di raggiungibilità di un sistema discreto nell'intervallo 0K. Va bene. E il sottospazio di raggiungibilità è proprio uguale all'immagine di questo gramiano. Il gramiano è una matrice quadrata e quindi il sistema sarà completamente raggiungibile non appena quel gramiano ha rango n, ovvero sia è non singolare. Si considera il sistema x punto uguale a per x più b per u con un ingresso soltanto, quindi b è un vettore. Si provi che se a è non singolare, per ogni ingresso U di T costante pari ad U tilde, esiste uno stato che è di equilibrio del sistema. Cominciamo con qualcosa di decisamente banale. Poi vedremo la seconda domanda. Allora, da cosa sono dati gli equilibri del sistema? Da x punto uguale a 0, e quindi gli equilibri di quel sistema devono soddisfare l'equazione a per x più b per u tilde abbiamo detto valore costante, quindi è un numero, u tilde di t, va bene.
deve essere uguale a zero, da cui se A è non singolare, x di equilibrio uguale a meno A alla meno 1 per B per U tilde. E quindi qualunque sia l'ingresso costante, ma questo dovevamo già saperlo, e la matrice del sistema è non singolare, esiste uno ed uno solo, stato di equilibrio del sistema. Se F è singolare, se A è singolare, e AB, la coppia AB, completamente raggiungibile, allora, fissato U costante uguale U tilde, non esiste nessun stato di equilibrio. Allora, se A è singolare, vuol dire che la matrice A ha almeno un autovalore uguale a zero. Va bene, se no non è singolare. E applichiamo per detto autovalore il lemma PBH, che vuol dire A men lambda I, ma se quel lambda è autovalore nullo resta A, accompagnato da B, dal vettore B. Questa matrice deve essere di rango pieno, altrimenti il sistema non sarebbe completamente raggiungibile. Lemma PBH. Questo minore A è singolare. Non ha determinante diverso da zero, va bene? Lambda uguale a zero è il suo autovalore. Allora, quantomeno questo minore, se n è l'ordine del sistema, quantomeno questo minore ha rango n-1 o addirittura inferiore. Tra parentesi, può avere rango inferiore ad n-1? No. Perché? Altrimenti con un solo ingresso, quindi una sola colonna di B, non sarebbe completamente raggiungibile. Quindi questa matrice A ha rango n-1, mentre tutta la matrice ha rango n. Quindi esiste un minore di ordine n a determinante diverso da zero. Questo minore cosa deve coinvolgere? Deve coinvolgere il vettore B, ovviamente. E butto via una delle colonne di A. Ma comunque ciò significa che B, va bene, è linearmente indipendente dalla matrice A. Se non lo fosse, se B fosse linearmente dipendente dalle colonne della matrice A, questa matrice non avrebbe rango pieno. Allora, B non appartiene, se è linearmente indipendente, all'immagine di A. Se ci appartenesse, sarebbe linearmente dipendente, quindi eccetera, eccetera, eccetera. Da cui l'equazione AX uguale a meno B U tilde non ammette soluzioni. Perché il termine noto, B U tilde, non appartiene all'immagine di A. Quindi non esiste nessun X tale che A per X è uguale a B per U tilde.
Sentite, oggi si fanno qualche minuto di intervallo, e quindi salviamo qui.